niente per aggrapparsi a quella persona. Quindi è un atto di coraggio, no? Gli atti di coraggio delle profonde trasformazioni nella nostra vita, perché io attraverso posso decisamente trasformare vita, posso decisamente modificare la mia vita. Invece noi facciamo il contrario, no? È come il discorso di parlare in pubblico, no? Le persone che, tanto per fare un esempio, no? Le persone che temono di parlare in pubblico, cosa fanno? Cercano di evitare il più possibile di parlare in pubblico. Questo è. E allora cosa succede? Che quando magari devi tenere un discorso perché il tuo capo ufficio ti costringe a parlare in pubblico, ti costringe a parlare in pubblico, tu cosa fai? Tu vai lì a parlare in pubblico, ma fallirai perché sei stato costretto e questo fallimento andrà a rafforzare ancora di più la tua paura di parlare in pubblico. Invece, se tu temi di parlare in pubblico e decidi deliberatamente, attraverso una sorta di autopenalizzazione, decidi deliberatamente tu di andare a parlare in pubblico, indipendentemente dal fatto che le cose vadano male o vadano bene, tu hai comunque vinto, perché la tua parte emotiva ti riconoscerà come, riconoscerà la tua parte logica come quell'ente che gli sta comunque donando emozioni, che gli sta comunque dando emozioni, e quindi piano piano si creerà quel legame indissolubile tra sfera logica e sfera emozionale, no? Quel sinolo, quell'unione che permetterà quindi alla parte logica di poter, diciamo, essere vista come un alleato da parte della sfera emotiva, non più come un nemico. E questo è un punto molto importante, no? Perché se la parte emotiva vede la parte logica come un alleato, non più come un nemico, cercherà in qualche modo di aiutare, cercherà in qualche modo diciamo, cercherai in qualche modo di agire, fondamentalmente, di metterti a disposizione le risorse per poter ottenere i risultati che comunque in qualche modo vuoi ottenere, no? E questo vale anche nella paura dell'abbandono affettivo, nella paura del rifiuto. Se io mi somministro queste paure, non ho bisogno. Una persona mi abbandona, poverino, non sa quello che si è perso, non me ne frega assolutamente niente. Una persona mi abbandona, fanculo, ne trovo un'altra, cioè faccio degli atti di coraggio. E allora, ovviamente, la mia parte emotiva piano piano mi vedrà come un alleato, mi vedrà come, cioè. E quindi inizierà piano piano a desensibilizzare. La paura dell'abbandono non sarà più un timore fondamentalmente. Ovviamente queste paure dell'abbandono e del rifiuto, secondo me, sono universali. Difficile che qualcuno non le abbia vissute proprio perché, diciamo, fanno parte un po', io credo, di una sorta di imprinting universale, no? La prima paura dell'abbandono o del rifiuto, secondo me, è un'esperienza universale che prima o poi, come dire, tutti affrontiamo, diciamo, sin dalla più tenera età, perché io non credo ci sia qualcuno, il bambino quando nasce è indifeso. È vero quello che dice Crezi, che diciamo, noi non apparteniamo a nessuno e nessuno ci appartiene, quindi non possiamo essere abbandonati. Però è anche vero che il bambino piccolo non è autosufficiente, no? Noi nasciamo che non siamo autosufficienti e quindi necessariamente sviluppiamo questa forma di attaccamento che poi può essere, può svilupparsi come diceva Balbi in diversi modi, può essere un attacco sicuro oppure un insicuro, insomma, comunque di fatto abbiamo un attaccamento proprio perché fa parte la nostra, il fatto che nasciamo prematuri, il fatto che quando nasciamo non siamo in grado di vivere, diciamo, costantemente, no? Quindi affrontare la nostra prima paura, che poi è quella lì, la partita del cuore, richiede comunque una dose di consapevolezza, richiede comunque una dose di coraggio, richiede comunque una dose, salutiamo essenza, richiede comunque una dose di forza interiore. Questo è inevitabile, noi non possiamo agire
se non abbiamo, diciamo, queste cose, no? Il primo passo è quello di riconoscere e accettare la paura, senza giudicarla, senza reprimerla, farla emergere, cioè, ma dobbiamo tirarla fuori noi, non che ce la tiri fuori qualcun altro, noi dobbiamo essere padroni del nostro zombie, e questo ci darà...